Questo è il giorno in cui la Commissione antimafia ha reso pubblici i nominativi dei candidati impresentabili. Allora, specifico perché c'è ancora qualcuno che deve capire ed è giusto che le istituzioni si impegnino per far capire. Risultano impresentabili quei candidati che sia relativamente a quanto previsto dalla cosiddetta legge Severino, approvata nel 2012, sia relativamente al codice di autoregolamentazione, per come è stato modificato da quest'ultima commissione, risultino essere in condizioni penalmente rilevanti tali da impedire a giudizio dei gruppi politici che hanno poi accettato questa proposta la candidatura per gli stessi. Cioè, se io vengo rinviato a giudizio per alcuni capi di imputazione, non per tutti, se io ho subito una condanna per alcuni capi di imputazione, che sono quelli in qualche modo riferibili al mondo del 416 bis, io non posso essere proposto come candidato perché poi la legge non impedisce affatto di poter presentare qualcuno che vada a spasso con un mafioso, facendosi vedere, manifestando questa frequentazione come fattore di forza, di potenza in quel contesto, e cercando di ottenere consensi semplicemente perché si è vicini ad un capo bastone. La legge questo non lo consente, per cui io per questi soggetti, per coloro che risultano essere smemorati in merito ad alcune frequentazioni, parentele, via dicendo, io non posso minimamente intervenire, devo semplicemente attenermi al codice di autoregolamentazione e appunto alla legge Severino. Benissimo. In merito all'Emilia-Romagna emerge una posizione che è quella di tal Mauro Malaguti, candidato per Fratelli d'Italia, condannato dal Tribunale di Bologna con sentenza del 4 luglio 2017 alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione per peculato avente ad oggetto importi di denaro fino alla concorrenza di euro 1.042,96, riconosciute le attenuanti generiche operata alla diminuente del rito abbreviato richiesto dallo stesso. Ora, qual è il punto? Se tu sai che la legge prevede questi criteri ostativi, cioè che impediscono la candidatura, tu, Fratelli d'Italia, perché candidi questo personaggio? E questa è l'Emilia Romagna. Che cosa significa? Che siccome è un impresentabile, ai sensi della Severino, qualora eletto dovrebbe decadere immediatamente dal ruolo, dalla carica ottenuta, quindi di diritto verrebbe sospeso. Per quanto riguarda la Calabria, gli impresentabili, scusate, sono tre. E sono esattamente Raffa Giuseppe, Tallini, Domenico e Mitaccio. Posso far unicamente due nomi, ambedue sono candidati per Forza Italia, Berlusconi per Santelli. Del terzo non posso dire perché oggi si è in attesa di una sentenza. Quando questa sentenza dovesse arrivare con una procedura di con una sentenza, scusate, di assoluzione, la situazione verrebbe in qualche modo chiarita definitivamente. Ma al contrario, qualora non ci dovesse essere assoluzione, allora dovrò fare anche questo terzo nominativo. Altrimenti le due posizioni di cui si può dire lecitamente oggi sono semplicemente quelle di Raffa Giuseppe e Tallini Domenico, ambedue candidati per Forza Italia, Berlusconi per Santelli. Anche in questo caso, se sapete che la legge, non Nicola Morra, la legge impone questo, perché evitate di rispettare la legge? Lo si vuole capire che non si può essere al di sopra della legge.
E queste sono alcune riflessioni che ci tenevo a fare, anche perché quando noi votiamo dobbiamo ricordarci sempre che ci sono considerazioni da fare a tutti i livelli, a un livello giuridico, e qui come commissione le facciamo, e poi c'è un livello politico, perché come dicevo, se io frequento un boss non è esattamente la mia una candidatura ideale, soprattutto in territori afflitti dalla piaga di Cosa Nostra, della Camorra o dell''Ndrangheta. Perché voglio parlarvi di 'Ndrangheta in particolar modo? Perché è di queste ore l'ulteriore innalzamento del livello di protezione della scorta concessa al procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri. Di queste cose è giusto e doveroso parlare. Perché? Perché qui il sistema mediatico, e sappiate che c'ho tanta tanta rabbia, dedica trasmissioni, interventi, talk e così via a Sanremo. Dedica tante considerazioni ad un'importante manifestazione canora che viene ad assorbire attenzione che invece dovrebbe essere destinata ad altro. La Calabria e tante parti del nostro paese non sono, non è, la Calabria non è in toto sottoposta all'autorità dello Stato. Proprio così, d'amblè, alcuni magistrati di importanti procure e tribunali calabresi risultano o da poco trasferiti e demansionati per intervento del Consiglio Superiore della Magistratura o per intervento del Tribunale di Salerno, della Procura di Salerno, che naturalmente è avallata dagli organi preposti, è intervenuta anche su un magistrato del Tribunale della Corte d'Appello di Catanzaro. Quindi c'è un'emergenza magistratura. Non lo dico io, lo dicono i provvedimenti che sono stati presi in queste ultime settimane. Addirittura il procuratore, l'ex procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, quindi l'uomo che vive accanto al procuratore capo Nicola Gratteri, è stato in qualche modo oggetto di intervento ed è stato trasferito al Tribunale Civile di Potenza. Guardate, procuratore aggiunto, dottor Ruberto, trasferito a Potenza per indagini che in qualche modo rinviano ad un mondo, che è quello del 416 bis, associazione a delinquere di stampo mafioso, che naturalmente la magistratura dovrebbe tenere lontanissimo da sé per combatterlo. Abbiamo, grazie all'inchiesta Rinascita Scott, scoperto che anche un ex colonnello comandante, o meglio, un colonnello dell'Arma dei Carabinieri, ex comandante del nucleo provinciale di Catanzaro, è stato attinto perché, secondo l'accusa confermata dal GIP, dal giudice per le indagini preliminari, perché lo ricordo, le procure avanzano delle ipotesi che poi debbono essere vagliate, giudicate, esaminate dal giudice per le indagini preliminari, e soltanto con il suo consenso si può procedere a misure cautelari. Benissimo, anche in questo caso un ex comandante del nucleo provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Catanzaro è stato coinvolto ed attinto. Attinto significa arrestato e quindi trasferito in un istituto di pena o con i domiciliari trattenuto a casa propria. Insomma, abbiamo una situazione in cui avvocati, poliziotti della penitenziaria, uomini della Polizia di Stato, fin anche un prefetto, lo ricorderete tutti. Subito dopo Natale è scoppiato il caso del prefetto di Cosenza e là mi aspetto che ci sia tanto tanto da divertirsi. Uso questo verbo in chiave ironica, come ovvio, perché piuttosto che rattristarsi e strapparsi i capelli, quantomeno volgiamo in positivo il negativo che viviamo. Benissimo, in questa situazione c'è chi è costretto a subire un innalzamento del livello
di guardia per la sua scorta, per le misure di tutela che gli vengono riconosciute dallo Stato, e c'è chi invece si diverte a citofonare. Ma vi parlo di questo ex ministro dell'Interno che ho atteso invano in commissione antimafia, perché apro l'ANSA e mi leggo: Salvini a Modena a questo civico spaccio. Al civico 38 spacciano, non serve citofonare. L'hanno già chiuso. Ogni volta che posso dare una mano a mamme e persone che denunciano queste cose, io la do. La sinistra invece continua a non farlo nemmeno in Parlamento. Allora, caro Matteo Salvini, le cose innanzitutto si fanno, poi eventualmente si dicono pure, se serve, perché nel combattere un nemico formidabile come la criminalità organizzata di stampo mafioso bisogna far meno chiacchiere, bisogna essere più precisi. Certamente tu hai fatto qualcosa di positivo quando sei stato ministro dell'Interno, aumentando gli organici della Polizia di Stato, cercando un pochino di rafforzare procure e, diciamo così, dispositivi che dovevano garantire sicurezza sul territorio, che erano stati indeboliti da anni e anni di mancati concorsi da parte dello Stato, per cui andando in pensione gli operatori dei tribunali, gli operatori della pubblica sicurezza, si riducevano giocoforza gli organici. Ed è vero che un qualche aumento, un riconoscimento seppur minimo a livello salariale è stato concesso a questi uomini che servono come tutti quanti noi allo Stato. Ma lasciami dire anche che è veramente grottesco, per non dire ridicolo, pensare di combattere lo spaccio andando a citofonare. Scusi, lei spaccia? Siamo diventati una barzelletta? Intanto dovremmo fare una riflessione banalissima, Matteo Salvini, e io so che tu mi puoi capire e mi capisci. Se c'è spaccio, cioè se c'è offerta di droga, è perché all'interno della società c'è domanda di droga, di sostanze stupefacenti, e noi dovremmo intervenire sulle cause piuttosto che perseguire soltanto gli effetti, perché il crimine lo si combatte prevenendolo. E allora tu devi spiegare a tanti potenziali clienti di spacciatori che forse vivere significa dedicarsi a trasformare il mondo con un impegno forte e non rifugiarsi in paradisi artificiali che ti fanno credere di essere onnipotente, mentre quelle sostanze che ciò ti fanno credere ti stanno corrodendo il cervello e non solo. Questo dovresti fare. E questo investe tutti i movimenti, tutti i partiti, perché è un'emergenza nazionale. Quando abbiamo audito il procuratore generale di Palermo Scarpinato in missione, c'è stato ribadito che il traffico di sostanze stupefacenti sta negli ultimi anni crescendo a ritmi annuali a doppia cifra. Ci sono al mondo circa 800 milioni assuntori abituali di cocaina, ed è con questi dati che noi dobbiamo confrontarci. Vuoi per caso citofonare agli spacciatori degli 800 milioni di assuntori? Stiamo scherzando? E allora questo significa far politica in maniera seria e non far propaganda, perché cioè, poi diventi una barzelletta. Le istituzioni si difendono anche con atteggiamenti di serietà. E allora questo vi volevo dire, perché devo scappare. Prestiamo attenzione a quello che avviene in Calabria, prestiamo attenzione a quello che fa Nicola Gratteri, ma insieme a lui quello che fanno Giovanni Bombardieri, Camillo Falvo e tanti altri procuratori. E penso a Gaetano Paci, l'aggiunto di Reggio Calabria, insomma penso a tanti altri, e mi scuso con quelli che non cito, che lavorano in silenzio sia nelle procure sia nei tribunali facendo giustizia, potendo fare anche degli errori, perché anche i magistrati sono esseri umani e quindi possono anche sbagliare. Ma nel rispetto dei procedimenti, delle procedure e delle regole, ed è questo che si chiama Stato, il rispetto appunto di procedimenti, procedure e regole, c'è la possibilità anche di evitare
al minimo gli errori. Questi uomini stanno combattendo per rendere la Calabria e non soltanto una regione diversa. L'Ndrangheta ormai è consolidata in tante parti, non soltanto d'Italia, non soltanto d'Europa, ma del mondo. Siamo stati negli Stati Uniti di recente e abbiamo osservato come i locali di 'Ndrangheta operanti in Canada abbiano già prodotto attività molto remunerative in territorio statunitense. Non dico nulla di riservato e segreto, realizzando una sinergia formidabile con gli uomini di Cosa Nostra e delle famose cinque famiglie newyorkesi che hanno dominato la scena mafiosa appunto negli States. Questo c'è da fare. E cerchiamo un pochino di capire tutti che trasformare il mondo non è facile, è però possibile se ci si impegna non a favor di telecamere, non citofonando a persone che magari non c'entra niente, come sembrerebbe essere per la famosa citofonata al pilastro a Bologna, e cerchiamo di essere seri.